Amici di Lifestyle Network, benvenuti, buona serata. Domenica 12 luglio, ultimo appuntamento per quanto riguarda questa stagione con questo format che prevede il mio inizio, il mio momento in cui vado a cominciare a parlare un po' e parleremo di musica, soprattutto questa sera di musica da ballo. Parleremo di situazioni contingenti, momentanee, speriamo in futuro non più riprovabili e ritrovabili, cose importanti che riguardano la musica da ballo con il mio amico Nicola Marchese. Però questo inizio, sapete che è il preambolo di circa un quarto d'ora che riguarda poi l'arrivo invece di una rubrica che si chiama Muso Duro, dove parleremo assolutamente di salute e di benessere col dottor Mimmo Amuso, che è stato al mio fianco in tutte queste puntate, alcune di giovedì, alcune di domenica, ma sono state puntate importanti, interessanti, e anche stasera c'è un illustre ospite, è il professor Roberto Amore, e ovviamente ancora una volta ripeto, il nostro momento sarà dedicato alla salute e al benessere. Si parla di musica, oggi il 12 di luglio è una data che mi preme ricordare fin dall'inizio per qualcosa che poi invece andremo a discutere alla fine o a ricordare alla fine. Oggi sarebbe stato il compleanno di Gaudio Catellani, un personaggio importante, importantissimo nel panorama della musica reggiana e anche della musica da ballo, e anche di questo parleremo facendone poi un ricordo al termine di questo nostro appuntamento. Vedo già pronto e collegato il mio amico Nicola, quindi gli diamo immediatamente parola. Nicola, buonasera, benvenuto e grazie per aver accettato il mio invito. Paolo, buonasera e grazie per avermi invitato. Sai che io in queste cose sono sempre pronto. Mi sentiamo piano piano, aspetta un attimo che vediamo, riprovo un attimo. Mi sentite? Perfetto, adesso bene. Perfettamente. Chiedo Alessandro di abbassare un po' la musica di sottofondo in modo che sia un pochino più morbida, e adesso sono pronto con Nicola. Nicola, grazie, abbiamo praticamente questi inviti reciproci che ci stiamo scambiando nel corso delle nostre trasmissioni, dei nostri appuntamenti, e dove si parla molto spesso, chiaramente quasi sempre, di musica, e purtroppo in questo periodo qua di musica ne parliamo sotto un formato modificato. Quindi con te volevo fare un panorama all'inizio di questo appuntamento e per quanto riguarda il momento della musica da ballo. Intanto il preambolo: Nicola Marchese ha un gruppo, un'orchestra, dove appunto porta in giro la musica da ballo, anche un'agenzia, anche uno studio televisivo, anche una moglie, due figli e altre cose che adesso ci racconterà. Facci un po' un'autopresentazione, Nicola, prima di andare nel dettaglio dell'appuntamento di stasera. Beh, dobbiamo partire da 21 anni fa. Esatto, sì, partiamo da lì. Ecco, quando ti conobbi, no, nel fare le serate di karaoke, esatto. Io già facevo serate comunque di piano bar, ma allo stesso tempo ho sempre cercato di coltivare il sogno della musica da ballo, perché nelle serate o nei matrimoni cercavo sempre di far ballare comunque i presenti. Fino ad arrivare che nel 2008 sono riuscito a partire con la mia situazione, appunto, con l'orchestra Nicola Marchese, anzi all'epoca si chiamava Nicola Marchese Group, dopodiché sì. È stato trasformato in orchestra Nicola Marchese. Poi nel 2010 creai l'Anima Spettacoli, facendo diventare così la mia passione totalmente un lavoro, perché ho abbandonai il posto, il famoso posto fisso, sì, alla Zalone. Da impiegato, e praticamente cominciai a occuparmi di serate e di giorno gestendo la mia agenzia. Piano piano arriva anche il discorso televisivo e radiofonico, e ad oggi tu ne sai qualcosa, perché comunque sei stato mio ospite proprio ieri, esatto, in trasmissione. Esatto. E non stiamo passando un bel momento, questo lo sappiamo tutti, no? Poi tra l'altro la notizia che comunque è arrivata dell'eventuale proroga di emergenza Covid-19 fino al 31 dicembre sta allarmando comunque un po' tutti gli addetti ai lavori. Certo. Anche perché si stava praticamente piano piano riprendendo, un passo alla volta, con serate comunque d'ascolto, per poi passare già dal 19 giugno serate di ballo solo tra conviventi, oppure balli di gruppo a distanza di sicurezza, di sicurezza di 2 metri l'un dall'altro, che poi quasi sempre non ce la fai, perché come fai a controllare il movimento? Devi stare proprio, dovresti avere un COVID manager che praticamente ti guida tutti i ballerini, diventa difficile, e sì. Dai, molto difficoltoso. Sì, molto difficoltoso, sono d'accordo con te. Però, dimmi pure. Stavo dicendo che la voglia comunque vedo che nei vari appuntamenti, sia che siano miei che siano anche degli altri colleghi, la gente partecipa, ha tanta voglia di
devi tornare a ballare. Ovviamente tu vedi un po' la differenza tra chi usa sempre la mascherina, chi la usa un po' meno perché magari ha meno paura, però il problema esiste ancora. Abbiamo visto anche in televisione che hanno ricominciato, no, i vari telegiornali. Sì, siamo un po' tornati sulla notizia, un po' dismessa negli ultimi tempi. Adesso le prime pagine sono ancora per questa emergenza che sembra un po' un qualche focolaio di ritorno. Abbiamo parlato proprio da te ieri del momento della musica da ballo, e non soltanto perché chiaramente la crisi è generale. Non c'è soltanto chi va sul palco, come faccio io, come fai tu, ma c'è anche chi lavora dietro le quinte, c'è chi mette la strumentazione, chi faceva gli allestimenti. Quindi una crisi generale che ha trovato poco conforto in realtà, se vogliamo. Ecco, diciamo che la nostra categoria non è stata quella più, non dico più aiutata perché non si voleva avere precedenza, ma sicuramente diciamo che non ci siamo sentiti consideratissimi. Dammi conforto su questa mia considerazione. No, esatto, non è questione di essere messi avanti a qualcun altro, proprio non siamo stati calcolati, nel senso comunque viene visto come un divertimento, però dietro il divertimento di chi cioè, lo subisce, no? Il divertimento lo fa, sì. C'è chi lavora, certo. Prendiamo ad esempio una sala da ballo, c'è l'orchestra che lavora, ci sono i tecnici, ma c'è anche il barista, c'è anche la cassiera, che sono comunque posti di lavoro come se fosse una cassiera del supermercato, certo, no? Certo, lei stacca il biglietto anziché far passare i prodotti per fare il conto della spesa. Cioè, alla fine sono tanti posti di lavoro che vengono a mancare e ahimè diciamo che non gliene è fregato proprio quasi niente. Sì, non sono arrivate grandi. L'abbiamo visto anche dal discorso degli aiuti, Paolo. Io mi ritengo fortunato, faccio questa premessa, che come agenzia io sono iscritto ai commercianti, no? Perché essendo un'agenzia d'affari, poi ho anche all'interno della mia partita IVA ho anche il codice attività da orchestrale, però tanti miei colleghi che fanno soltanto l'orchestrale ancora ad oggi il bonus di aprile non l'hanno ricevuto, però. Cioè, siamo a luglio. Sì. Io parlando con la mia commercialista ho detto: Nicola, tu ritieniti fortunato perché avevi questa posizione da commerciante bivalente praticamente, sì, perché comunque lasciandoci più di 5.000 euro all'anno all'Inps diciamo che qualcosa è tornato, qualcosa è servito, mi è arrivato il bonus, per l'amor di Dio, mi è arrivato il bonus di 600, ma gliene ho dovuto dare indietro 980 per la rata di maggio. Pertanto, so cosa vuol dire. Potremmo stare qua a fare un po' di conti, a vedere un po' a quello che è rimasto di buono invece quello che è stato utilizzato. Però bisogna prenderla col sorriso, sai, perché oggi ero in giro con il mio fans club, perché abbiamo creato un po' una situazione tra motociclisti. Tu lo sai, sì, me l'avevi menzionato ieri, infatti. Ecco, esatto. Alla soglia dei 41 anni mi sono messo così ad andare in giro in moto, intanto con un 125, ma la voglia di dare la patente c'è. E è un fans che non vedevo da un po' di tempo, mi chiede come va Nicola. E io, caro Mauro, come deve andare? Prendiamola col sorriso. Hai ragione, divertiamoci e non ci pensiamo. Sì, almeno avete fatto una giornata in compagnia, un po' ve le siete passate. Poi speriamo che un po' alla volta si possa tornare a fare cose, non dico normali, al momento non è possibile, però un po' di cose sono ricominciate. Tu stai facendo serate, se vuoi anche annunciare le prossime, in formato diciamo ridotto, no? Con la tua cantante? Sì, ridotto, come se fosse piano bar alla fine, no? E tra l'altro sono tornato, i 21 anni ritornano, perché nel 1999 conobbi te, ma si sposò anche mia sorella, l'antica tenuta Santa Teresa di Parma, e ho sempre collaborato con questa fantastica location per matrimoni, banchetti, cena aziendale sotto il periodo natalizio. E praticamente noi siamo rimasti in amicizia, pur facendo magari meno serate, però quando la collaborazione c'è rimane nel tempo, no? Loro si sono trovati con un'attività bloccata perché trattandosi soltanto di ristorante per matrimoni, cerimonie, banchetti, il ristorante alla carta non era gestito da loro, si sono dovuti reinventare e alla fine ci siamo sentiti, perché non inventiamo una serata con il ristorante e un po' di musica
cominciamo, subito sarà parlato di musica d'ascolto, poi dopo la prima serata io la ebbi il 20 di giugno, il 19 aprirono il discorso ballare del ballo con tra congiunti e balli di gruppo. E da lì sono già, abbiamo fatto due serate a giugno e già la terza serata, il terzo appuntamento sarà venerdì 17, sempre con Nicola Marchese e Monica, ospite la grande regina di Romagna, Roberta Cappelletti. Questo venerdì, il 10, abbiamo avuto Federica Cocco, ex cantante dell'orchestra italiana Bagutti. È stata una bella serata, abbiamo apprezzato tra l'altro l'ottima cucina con la pizza alta, che era fantastica. Questa volta cambieremo perché magari c'è gente che torna più di una volta, allora il menù si viene chiaramente modificato di settimana in settimana. Mi menzioni anche la serata con Omar, che è importante perché Omar Codazzi chiaramente nel tuo mondo è un must, è un big, di conseguenza avrete una serata insieme e dopodiché diamo gli appuntamenti, casomai ai tuoi canali televisivi per trovarti, dopo ti lascio i tuoi impegni che so che sono Divano e Netflix stasera. E Netflix, sì, perché ho iniziato una serie sui vichinghi che non è niente male. Dopo non si finisce più, non si finisce più. No, però sono sincero, continuerò a guardare la tua diretta. Mi fa piacere. Anche con l'altro, i vichinghi. D'accordo, esatto, con due supporti separati. L'appuntamento del primo d'agosto è molto particolare. Sono stato chiamato proprio in settimana dal patrono della River Disco Estate di Pontetaro di Parma e dicendomi: sei libero, Nicola, perché viene Omar ospite e abbiamo bisogno di una situazione di un'orchestra base per far ballare prima e dopo all'interno c'è il suo concerto, che comunque sarà sempre da ballo, penso. E abbiamo unito le forze. Sarà questo evento proprio il primo di agosto, in collaborazione tra l'altro con Redas, il piccolo Redas di Montecchio Emilia, perché il Covid-19, pensa Paolo, ha fatto unire anche tutti i vari locali da ballo in un'unica chat, no? Con il SILB, praticamente l'associazione che gestisce appunto i locali da ballo, e sono nate queste collaborazioni. Qualcosa di buono ha fatto, sì, diciamo, è esatto, un po' l'unione fa la forza, speriamo che resti più che altro, perché dopo una cosa che poi non rimane è proprio insieme nell'uomo, è la capacità di avere memoria medio lunga, dove ci si rende conto delle cose e poi improvvisamente in tempi di benessere ce ne dimentichiamo, sperando che il benessere arrivi, sperando di non dimenticarci. Allora Nicola, gli appuntamenti invece per quanto riguarda i tuoi momenti televisivi e radiofonici, vogliamo menzionarli in modo che la gente possa mettere il mi piace sui tuoi canali? Grazie. Ormai posso dire che la DURS è andata in ferie, ma sono rimasto io al supporto. Che dal lunedì al sabato mi trovate in più appuntamenti, nel senso che dal lunedì al sabato, facciamo dal lunedì al venerdì intanto, perché poi il sabato si anticipa come orario. Dal lunedì al venerdì Nima Show live su Nima Radio TV, che è la pagina Facebook, e in contemporanea sulle frequenze di Radio Nova, la radio dell'Appennino Reggiano, 94.3. Questo dalle 11.20 alle 12.30, mentre invece la puntata, come abbiamo fatto ieri, sempre sugli stessi canali, però anticipata alle 11, dalle 11 alle 12.30. Poi arriviamo al momento del pranzo, delle 12.50 fino alle 14, su canale 78 Radio Italia anni 60 TV, con una co-conduzione, diciamo, insieme a Fulvio Bertolini. Lui mi passa la linea e entro io in questa sua trasmissione a tenere compagnia per un'ora. È una bella esperienza, una bella collaborazione che mi sta insegnando tanto, perché tanti trucchetti del mestiere li ho imparati sulla strada, collega Fulvio Bertolini. Certo. Nicola, io ti ringrazio, intanto ti dico che avremo sicuramente un appuntamento nelle prossime settimane, appena passata l'estate, verso settembre, dove andremo poi a dare anche dettagli su una collaborazione che vuole in qualche modo così unire la musica da ballo e i tributi. Faremo un po' di cose insieme, le faremo sia dai tuoi studi che da questi, avremo modo di parlarne, di approntare, di affinare la nostra intesa ormai ventennale durante quest'estate. Volentieri, tanto siamo vicini, quindi non ci vuole molta macchina, siamo a Bosco di Scandiano. Non c'è problema. Ci metterai pochissimo. Nicola, intanto grazie, una buona serata, ci risentiamo presto. Grazie a te Paolo, un saluto a tutti i radio telespettatori. Ciao Nicola, grazie ancora. Grazie.
Ciao, buona serata. Allora, andiamo adesso chiaramente a sistemare un attimo lo studio. Sapete che al mio fianco tra poco apparirà, come da una botola segreta, l'amico Mimmo Muso, il dottore, che sarà con noi per far sì che si possa andare nel dettaglio dell'appuntamento che è la trave portante di questa serata. Intanto che sistemiamo il tutto, c'è una canzone dell'amico Valerio Carboni. Il titolo è Un tuffo dentro al cuore. Perché Valerio Carboni? Perché proprio in questi giorni una canzone del più noto Luca Carboni, non parente ma collaboratore, perché Valerio scrive per Luca Carboni, la canzone dell'estate è diventata il nuovo tormentone delle radio nel giro di pochissime ore. Quindi complimenti a Valerio, che è un amico, che è un grande musicista, un grande professionista, che è stato nostro ospite, che adesso ascoltiamo col suo tuffo dentro al cuore e poi andremo con la Muso Duro. Dentro al cuore con Valerio Carboni, lo saluto, lo ringrazio, è un amico, un musicista, pensate che addirittura ha fatto anche il figurante all'interno di un video di Manoi No fino alla fine, dove faceva, interpretava anche un ruolo non soltanto come musicista ma anche proprio come attore, se così possiamo dire. Siamo pronti, lo capite anche da quello che compare così come scritta al neon alle nostre spalle, con A Muso Duro, e anche stasera come sempre un abbraccio affettuoso, un saluto, un ringraziamento al mio amico il dottor Mimmo Muso. Buonasera, ciao Mimmo. Buonasera a tutti, grazie Paolo. Ciao caro, grazie a te. Siamo all'ultimo appuntamento perché ahimè domani Mimmo se ne va, lui sicuramente è felice di andare. Non me ne vado, vado in vacanza. Se ne va in vacanza, se ne va.
se ne va in vacanza, quindi lui è felice, io meno, perché chiaramente avrei continuato questa bellissima esperienza, che però non si ferma, non cessa, è soltanto demandata chiaramente al prossimo autunno, alla fine dell'estate, quando saremo verso la fine del mese di settembre. Abbiamo avuto molti ospiti, caro Mimmo, io ti ringrazio, perché quando penso che mia nonna mi voleva dottore, adesso dico, vedi, aveva ragione lei, la nonna aveva ragione, però non ero portato per lo studio, ahimè ero indolente, ho cominciato a leggere libri quando non ero più obbligato a farlo. Hai il tuo talento, ma guarda, importante è leggere, Paolo, e quando si incomincia, quando uno inizia, diciamo che non è importante, purché lo faccia, perché l'unico modo per combattere l'ignoranza, ma l'ignoranza vera, sì, sì, è quella fatta di razzismo, quella fatta di pregiudizi, quella fatta di ottusità, qualsiasi ottusità, sì, che c'è nella vita sociale, si toglie solo leggendo. È la cosa più importante, non sono i muscoli, non sono non è la bellezza, non è l'avere soldi, non è mostrare quello che non si è. E la cultura che uno ha, che è l'aspetto più importante. Ecco, diciamo che rispetto all'indolenza scolastica ho cercato di recuperare. Eccolo, scusatemi, ma io sono felice di vederlo, perché questo disgraziato che posso definire mio fratello sotto ogni punto di vista, anche se mi fa arrabbiare ogni tanto, è uno dei personaggi che io nel mondo della medicina io amo in assoluto, in assoluto. C'è un sodalizio scientifico e professionale con lui a 360 gradi. Insegniamo nelle stesse università, facciamo ricerca, però perché la sua presenza stasera, Paolo? Perché ho voluto che venisse lui. Noi in queste puntate abbiamo parlato di tante cose, sì. Lui le riassuma tutte. Ah, addirittura. Perché lui è un ottimo chirurgo, è un ottimo medico, è un imprenditore. E devo dire la verità, se la cava bene dappertutto. Ah, quindi ha diversi talenti, diciamo. Sì, 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 talenti. Sì, sì. Bisogna, cioè, mi dispiace dirlo, perché sennò poi se la tira, però bisogna che io lo riconosca. E devo essere sincero, vederlo mi fa solo piacere. Poi è diventato papà per la seconda volta. Dai, da meravigliosa poco, questa di cosa. Mio nipote Orlando, che mi auguro gli nasca juventino e comunista. Allora, diamo il benvenuto al professor Roberto Mora, che adesso vediamo anche in schermata, in volto, perché il preambolo che è stato fatto da parte di Mimmo l'abbiamo fatto senza vederti praticamente. Adesso invece scopriamo anche le tue fattezze. Ciao Roberto, benvenuto, buonasera. Buonasera a tutti, buonasera a tutti. Complimenti Mimmo per la tua t-shirt, che come al solito... Ma l'ho messa per te perché sapevo che tu mi vuoi fiorato. Bravo. Sta bene, sta bene. Allora Roberto, intanto una cosa te la chiedo, da dove stiamo parlando in questo momento con te? Dove sei localizzato? Allora, io sto parlando da Cecina, dove vivo, che sì, è una ridente cittadina in provincia di Livorno. Si sente? Sulla costa, sì. Mi ricorda il nostro ex allenatore nella pronuncia, sì, mister, sì, Allegri, sì, mi ricorda. Sì, sì, è uguale, così. Esattamente, mi ricorda questo. Sono di Scoglio. Stasera non abbiamo menzionato la nostra parte sportiva, perché io e Mimmo siamo un po' cognitivi adesso, non siamo felicissimi di quello che fa la nostra squadra, ma stasera parliamo di altro. Allora, io ho avuto questa possibilità con Mimmo di fare questa esperienza, che poi andrà avanti dal mese di settembre in poi, di conoscere un sacco di personaggi che hanno parlato un po' di tutto. Stasera lui ti ha presentato come una specie di sunto, di somma di tutto questo, quindi facci un po', diciamo, l'elenco delle tue professionalità, di quello che tu fai, se puoi farci una specie di presentazione. Allora, io sono legato molto a Mimmo, a parte il rapporto che ci lega, insomma, da pluriennale, da una vita, sia da un punto di vista umano, di amicizia, però anche da un punto di vista, diciamo, professionale. Quindi io e lui abbiamo combattuto numerose battaglie, portate avanti contro tutto e tutti. Soprattutto nell'ambito della formazione. Ormai siamo, quanti anni? 8 anni. Otto anni. Che siamo, diciamo, da Palermo a Verona. Sì, siamo dietro, diciamo, a formare, ecco, a dare una dignità a questa branca della medicina, che ad oggi è abbastanza poco riconosciuta, ecco, che è la medicina estetica, e che è un argomento di grande interesse, di grande sviluppo, di grande ricerca, e ovviamente, ahimè, anche, insomma, di grande lucro, e quindi tutto, diciamo, è dettato da quello che è il denaro, però l'obiettivo nostro, mio e di Mimmo, è quello di dare ovviamente una certa professionalità, una certa scientificità, diciamo,
all'aspetto, insomma, alla medicina estetica. Devo dire che fortunatamente nel nostro cammino abbiamo trovato numerosi professionisti e amici che ci hanno supportato, che ci hanno affiancato, ci hanno talvolta anche indirizzato, e ci ha permesso, insomma, di arrivare, insomma, ad oggi ad avere, ad essere ancora, insomma, alla direzione di un'ottava edizione di un master che è vero ha cambiato più volte, diciamo, la sede, però ad oggi, insomma, è ancora vivo, ecco, insomma, l'anima è sempre quella, io e lui, eh? Sì. Io e lui, lui e io. Sì, è vero, tutto quello che dice è molto vero. Poi c'è, non ti dico dei congressi vero, fatti all'estero. Onore del vero, abbiamo anche, ovviamente deve essere inevitabilmente, insomma, e volentieri menzionato anche il compagno, il nostro compagno di merende, Eugenio Iorio. Ah, perfetto. Iorio, che lui è scienziato vero, ecco, lui è la parte seria. Ah, la parte seria. Poi abbiamo anche altri, diciamo, compagni merende, come il professor Andrea Sbarbati, il professor Antonio Scarano. E infatti posso dire che da domani si aprono le iscrizioni al nuovo master di medicina estetica, gestito da parte mia e di Roberto a Verona, quindi da domani chi è interessato sul sito che faremo avere può fare la preiscrizione a questa ennesima nuova avventura che io e Roberto portiamo avanti, qualche volta con qualche divergenza, ma devo essere sincero, le divergenze a me e lui sono state sempre costruttive. Non lo dico per fare il classico leccaculo, sai, sì, io parlo in maniera diretta. Però lui è un professionista che lavora da seriamente, lavora a 365 gradi e quando lo fa perché ci crede, se no dice ma baffanculo, non mi frega una sega, questa è la sua espressione. Sì, sì, immagino, a toscano penso che sia anche abbastanza. Io lavoro a tutti i gradi tranne che 90. Mi sembra un'idea saggia, Roberto, secondo me tu ti dimostri, tu sei più giovane di noi così mi sembra dall'aspetto, però sei molto saggio comunque. Insomma, dai, di guerre ne abbiamo combattute. I casini li ha fatti anche lui, però. Però bisogna riconoscere a Roberto, al di là della qualità professionale, e il motivo per il quale lo spinge a occuparsi di medicina estetica elevando la qualità della medicina estetica, che lui è un imprenditore vero, è arrivato a fare questo perché in giro circolavano delle fetenzie, scusatemi l'espressione, e lui ha creato la Love Cosmetical, che grazie a Dio è buon per lui, sta avendo un buon successo, è vero Roberto? Sì, fortunatamente toccandosi il naso e sta andando tutto molto bene, ecco, diciamo. Posso dire, Roberto, volevo farti una domanda che poi faccio, sì, anche a Mimmo contemporaneamente. Io ti dicevo che in queste settimane ho avvicinato questo mondo che non conoscevo e ho capito, sì, che anche la medicina, come tanti altri campi, è vittima chiaramente di cose serie e di cose fatte invece in modo meno serio, insomma, sì, che cerca di avvicinarsi alla medicina in modo più per lucro e in modo non professionale. Dico male se dico che la medicina estetica è particolarmente esposta a questo tipo di rischio, cioè al rischio che ci siano dei non professionisti che si spacciano per tali. Mi sembra che sia una materia particolarmente sensibile a queste possibilità. Assolutamente, perché non è contingentata, non è stata mai regolamentata, come tutte ovviamente le nuove branche della medicina, e c'è un grande interesse da un punto di vista economico. Questo ha portato lo sviluppo, alla ribalta, la maggioranza, ecco, di millantatori, di venditori di fumo, e purtroppo questo ha creato notevole scetticismo, notevole sfiducia, ecco, per quanto riguarda quello che è. È brutto pensare quello che diciamo io, Roberto. È brutto pensare che quando un paziente si rivolge a un medico estetico deve essere fortunato
con chi capita, e questo nella medicina non è bello. Ah, certo, certo, questo, certo. Questo è un dato negativo. E quello che stiamo cercando di, ovvia per l'amor di Dio, adesso non stiamo facendo i Santa Giovanna d'Arco della situazione o i Don Chisciotte contro, certo, 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 i mulini al vento, però quello che stiamo cercando di combattere, ma non solo verso coloro che fanno fuffa, ma anche tutta quella tutto quel vecchiume che popola questo mondo, che parla sempre delle stesse cose, superate ormai da anni, e abbiamo problemi con Roberto molte volte a venirne fuori. Si fa ricerca in questo mondo? Come abbiamo si fa perso Roberto? No, ci sono. No, ti chiedevo, si fa ricerca in questo mondo, quindi comunque alla fine la ricerca è fatta in modo dovizioso, è fatta in modo professionale, il più è far capire a chi c'è là fuori che chiaramente, insomma, non sono soltanto le creme in regalo dentro alla copertina della, del settimanale pattinato lui è in una veste che ha più difficoltà rispetto a me, perché io, non facendo l'imprenditore, io molte volte posso anche essere più cioè diretto, nel senso, lui purtroppo deve dare una nei termini giusti, una botta alla botte e una al cerchio, certo. Però sempre nel massimo della lealtà e della correttezza, perché Roberto, il successo di Roberto, non solo sui risultati che lui promette, ma anche in quello che produce, quello che dice fa, e non è sempre così nell'80% di tutto quello che gira nella medicina estetica. Ecco quello che diceva Roberto, cioè noi cerchiamo di combattere questo. Certo, certo che sì. Ci puoi raccontare un po' la tua storia, Roberto? Come ti avvicini a questo mondo? Come casomai un giorno pensi o credi che questa battaglia possa essere combattuta, e come ci entri? Dunque, io nasco come medico di tutt'altre origini, però subito, appena dopo la laurea, mi sono appassionato alla medicina estetica, e da lì ho iniziato subito, diciamo, la parte della pratica, cercando di aumentare le mie esperienze e le mie capacità, e sia in Italia che fuori. Sono stato parecchio in Brasile, e poi niente, successivamente attraverso, diciamo, la pratica quotidiana. Fortunatamente ho avuto la possibilità di imbattermi in colleghi che mi hanno, ovviamente, ciascuno dato quella loro competenza e abilità e conoscenza, e quindi ho rubato, diciamo, fra tutta una serie di personaggi, fra cui in primis anche Mimmo. E questo, diciamo, è il mio background. Ovviamente associato a questo c'è anche la ricerca, lo studio, che continuiamo a portare avanti tutti gli anni, facciamo quotidianamente, sia in primis io e lui, con gli altri nominativi, i colleghi, amici con cui ti ho precedentemente detto, sì, ma anche con i vari studenti, i vari ricercatori e varie figure, diciamo, che ruotano intorno, diciamo, a quello che è il nostro organigramma, la nostra struttura. Perché l'azienda? L'azienda è nata non tanto per una necessità economica o una necessità, ma è nata più che altro come un gioco, una voglia di mettere a punto delle, in base, diciamo, a quelle sono le conoscenze, mettere a punto qualcosa che fosse effettivamente efficace. Ad oggi l'azienda continua a essere, permettetemi, diciamo, l'aggettivo, un gioco, perché non è necessario che dobbiamo per forza mettere in mercato prodotti che non hanno valenza. Quindi, se abbiamo qualcosa di valido, bene, se no, insomma, facciamo tutt'altro, andiamo a pescare. Pescare, che mi sembra una delle attività, diciamo, fondamentali da quelle parti. Assolutamente. È sempre un discoglio, prima hai detto, se ho capito bene. Assolutamente, quindi, sì, assolutamente. Di conseguenza diventa interessante. Io a questa, come ti dicevo, a questo argomento mi sono avvicinato, mi sto molto incuriosendo. Ma parlava soprattutto, prima Mimmo metteva in luce la tua parte di imprenditore e anche le difficoltà che ci sono da questo punto di vista. Quali sono le maggiori difficoltà che si incontrano essendo imprenditori in questo settore? Dunque, le difficoltà si trova difficoltà di vario tipo, principalmente sulle difficoltà sono date dal, diciamo, quelle che sono le investimenti iniziali, che spesso sono la barriera principale
per dare vita, dare luce, diciamo, a quello che sono le strutture. Oggi tuttavia si può anche pensare delle start-up, delle, diciamo, società più smart, delle aziende più smart, che hanno la possibilità comunque di partire. E ovviamente il grande scoglio è sono le multinazionali, rappresentate dalle multinazionali, questi grandi colossi che ovviamente fanno di tutto, ma di sicuro non facilitano, diciamo, noi piccoli imprenditori, e creano ovviamente grosse difficoltà per quanto ci riguarda. La competizione, diciamo, la concorrenza con questi grandi colossi ovviamente è estremamente difficile. C'è anche un'altra difficoltà, che è quella, diciamo, dell'aspetto regolatorio, perché come dicevo prima, la medicina estetica, e quindi quelli che sono i dispositivi medici utilizzati in medicina estetica, ma anche i farmaci e i cosmetici, non trovano spesso una grossa regolamentazione, o comunque una regolamentazione adeguata, e questo ovviamente crea spesso delle difficoltà. Non solo per chi le produce o per chi deve produrre, chi deve mettere a punto nuove molecole o nuovi prodotti, ma anche per chi le usa. Ricordiamo che la medicina estetica ad oggi viene eseguita nel 50% dei casi delle procedure nel cosiddetto off-label, cioè fuori da quello che è l'uso indicato dal bugiardino, dal foglietto illustrativo. Quindi oggi è tutto, diciamo. Questo è molto importante per i risultati, i risvolti legali. Cioè, tant'è vero che con Roberto, quando andiamo a insegnare, ci dilunghiamo molto in questa situazione off-label, perché ormai abbiamo un'esperienza che possiamo permetterci, fra virgolette, di fare tante cose che chi inizia non le può fare, per cui quello che diceva Roberto è molto vero, e il bugiardino ti dice qualcosa, ma in realtà il primo passo importante è la tua testa, fino a dove ti puoi spingere con la sicurezza e tutela però verso il paziente, certo, è quello che sta dicendo Roberto. Certo. E questo è estremamente importante. Un altro aspetto fondamentale è non tanto la capacità di eseguire procedure, di dare risultato, ma soprattutto di garantire la sicurezza. Il profilo di sicurezza è estremamente importante, è un argomento molto dibattuto, specie negli ultimi periodi, ma è estremamente una cosa fondamentale, per cui noi ci battiamo molto, è quello di cercare di avere le competenze non solo per eseguire veramente le procedure, le tecniche, tutto, ma soprattutto per gestire quelli che sono gli eventi avversi. Ogni volta che si fa una procedura invasiva, ovviamente siamo sempre soggetti a rischio di insorgenza di eventi avversi, che spesso non corrisponde alla bravura dell'operatore, ma talvolta anche, diciamo, a un mero concetto di probabilistico. Ecco, se nel 2% dei casi c'è descritta in letteratura è descritta una determinata reazione avversa, e su 100 persone 2 sicuramente avranno quella reazione avversa. Quindi la bravura sta nel saper gestire anche le difficoltà che si presentano quotidianamente. È il 50%, perché ogni persona, ogni paziente è un soggetto a sé stante, non puoi generalizzare. Non puoi standardizzare. Sì. La medicina estetica è una di quelle espressioni della medicina che non puoi standardizzare, non puoi assolutamente standardizzare, e poi per molti aspetti è molto mano dipendente. Ecco perché con Roberto, quando facciamo lezione, noi non solo facciamo lezione teorica, ma li invitiamo nei nostri studi o creiamo degli stage ad hoc, perché chi viene a imparare deve imparare non solo a fare, ma come ha detto sapientemente Roberto, deve imparare, quando compare un effetto collaterale, un evento avverso, a gestirlo. Perché la differenza tra un medico che sa fare e un medico poco capace. Sì, anche perché la criticità, comunque, sicuramente agendo in questa direzione, può presentarsi, essendo ogni soggetto a sé stante, come prima stava appunto dicendo Mimmo. L'altro aspetto fondamentale
per cui noi ovviamente ci battiamo molto, è l'acquisizione delle capacità sia nell'esecuzione delle varie tecniche e procedure e nella gestione ovviamente degli eventi avversi, ma soprattutto nella capacità di interpretare, di fare una diagnosi accurata su quello che è i disagi, i difetti di un paziente. Ma tu pensa che noi con Roberto abbiamo stravolto il mondo della cellulite. Abbiamo stravolto, Roberto non lo dice, ma Roberto è quello che ha definito ad oggi nel modo migliore in assoluto nel mondo il trattamento del grasso sottocutaneo non in maniera chirurgica. Lui è quello che l'ha definito il miglior modo possibile, è quello che lo fa meglio nel mondo. Lui purtroppo non è uno che si vanta, però è la verità, è la verità, sta insegnando a tutti. Si chiama intralipoterapia la tecnica, non l'ha inventata lui, per l'amor di Dio, ma lui ad oggi è quello che la segue meglio, è quello che la porta avanti. Così come sul mondo della cellulite c'erano minchiate su minchiate su minchiate, cioè, ma una dietro l'altra, tant'è vero che ad oggi abbiamo scritto 3 libri, ci siamo presi qualche ingiuria da qualche vecchiume che gira nel mondo della medicina, però ad oggi finalmente qualche soddisfazione ce l'abbiamo, vero Roberto? Certo, assolutamente. Quindi questo è quello che facciamo con Roberto. Sì. Qualche consiglio, se mi permettete, ai nostri videospettatori. Non chiedete mai a un dottore, al dottore di fiducia, al medico che vi segue per diciamo trattamenti di estetica, non chiedete mai una determinata procedura, ma chiedete la correzione di un difetto o chiedete come poter migliorare. Sarà il medico che vi consiglierà, vi porterà verso il percorso più adatto, perché e questo è un concetto fondamentale, customizzare, cioè essere sartoriali, cioè ritagliare. È importante, sì, assolutamente, ritagliare la terapia sul paziente. Bisogna che ogni paziente riceva diciamo la sua terapia personalizzata. Allora, diamo una lettura, scusami Roberto, leggevo qualche messaggio che è arrivato nel frattempo, saluto un po' di persone che sono collegate con noi, da Romina Graziana, un saluto anche, vado avanti, a Orietta che ci sta ascoltando, che tra l'altro è la mia parrucchiera, con cui, come vedete da tempo non mi vede, perché insomma si capisce dalla mia pettinatura, saluto anche, c'è un messaggio sulla tua camicia, adesso devo andare a recuperarlo, penso fosse Paola Carannante, che diceva salutava anche il prof, un saluto a Isabella, un saluto a Giovanna, un saluto a Rosalba, Luca, Silvana, Devi, sono davvero tanti gli ascoltatori che stanno guardando questo appuntamento dove stiamo parlando ancora una volta di salute, benessere e di estetica. Allora, un'altra cosa che mi ha molto incuriosito, che volevo adesso un po' approfondire con Roberto, se mi è possibile, è il fatto che mi spiegava Mimmo che comunque il mondo dell'estetica, io l'ho sempre visto un po' come un mondo, non dico prettamente femminile, ma soprattutto femminile. Invece mi ha citato l'amico Mimmo che il mondo maschile sta diventando, non dico preponderante, però comunque alla fine ci sono molti uomini che fanno ricorso alla chirurgia estetica o comunque ai trattamenti. Assolutamente sì, rimane sempre comunque la minoranza ovviamente, sì. Però c'è un trend, c'è una maggiore affluenza degli uomini, cioè l'incremento sì, effettivamente è di gran lunga maggiore negli uomini. Gli uomini ovviamente non richiedono le terapie o comunque i trattamenti che richiedono le donne, però tuttavia hanno sempre un maggiore interesse per quello che diciamo all'aspetto estetico, ecco. Quali sono le maggiori richieste da questo punto di vista? Dove agiscono maggiormente il mondo maschile? Gli uomini? Sì. L'estetica del prepuzio. No. Anche quella, ma no, soprattutto guarda, il grasso sì, localizzato, sì. Sì. E i trattamenti per la riduzione del grasso, e il botox anche l'uomo, e adesso tossina botulinica, cioè il trattamento, diciamo che sono le rughe dinamiche d'espressione, l'attenuazione, diciamo quello che è un'ipermotività. Però Roberto l'ha detto a battuta, ma molti uomini chiedono correzioni da quelle parti. Lui l'ha detto a battuta, ma è una verità. Oltre all'estetica del maschio,
C'è anche sì un'estetica appunto di in incremento, un'altra branca importante è l'estetica genitale esterna, sì. Sia di maschili che femminili, assolutamente sì. Non solo di tipo chirurgico, ma soprattutto ora c'è proprio un aumento delle procedure non chirurgiche per il ringiovanimento e il miglioramento, diciamo, dell'estetica dei genitali esterni, sia in parte da un punto di vista meramente estetico, ma anche da un punto di vista funzionale, miglioramento, diciamo, di alcuni aspetti che può essere favorito, diciamo, attraverso il ricorso a alcuni tipi di terapia. Vero. Mi hai aperto un file importante parlando di Botox. Ecco, volevo un attimo venire sull'argomento, già l'altra volta, poi dopo mi era sfuggito. Quello che succede ogni tanto in quelle immagini che vediamo in televisione di qualche star che esagera un po', no? Che si presentano come delle maschere quasi sconvolte rispetto alla loro natura. È una cosa che immagino a chi fa trattamento di questo tipo non sia una buona pubblicità. Cosa vogliamo dire rispetto a questo tipo di risultati? Ma guarda, questa è una bella domanda. Ti ringrazio, credo, anche Roberto. Bravo. Guarda, io dico la mia. Vai, la colpa non è di chi fa, cioè di chi la fa, del paziente che chiede. È coglione il medico che la fa, perché se lo vedi, Carlo, gli occhi ce l'hai, santi Dio. Sì, capisci? Quindi è un cazzone che si vende, ok? E questo non è accettabile. Roberto, dimmi la tua. Secondo me è un concorso di colpa. Concorso di colpa del medico accondiscendente che accetta l'esagerazione, l'esasperazione, e l'altro invece è anche ovviamente il paziente che chiede le richieste che non hanno, non sono né in cielo né in terra. Purtroppo c'è un aumento fra le varie branche, c'è un aumento anche di quella che è la medicina dell'eccesso, estetica dell'eccesso, perché oggi si assiste sempre di più a ovviamente richieste di condizioni surreali, ecco. Non sono solo gli attori o le starlette, sì. tu vedi in giro delle cose a volte assurde, ma io ti t'ho detto, io mi auguro, Paolo, che tu, quando si aprono i congressi di nuovo, tu possa venire a vedere con i tuoi occhi. Volentieri. Cioè, tu guarda, ci sono cose molto serie, ma ci sono delle cose che quando li guardi, ma come cazzo succedono nella medicina queste robe qui? E in effetti devo dire la verità, io e Roberto queste cose ci tiriamo indietro, ecco, ci tiriamo decisamente indietro. Ora, Come ha detto Roberto, grazie a Dio non abbiamo bisogno di soldi tali da poter essere, certo, a tutti allora, i costi, diciamo, ecco, perfetto, per cui questo ci facilita anche di fronte a una richiesta di uno stronzo, di una stronza, perché questo sono, dice no, vai a fanculo e vai da un'altra parte se trovi adito. Sì, diciamo, nel nuovo concetto di medicina estetica c'è anche un'altra cosa, ecco, diciamo, che io sono un po' più lascivo rispetto a Mimmo. Mimmo un po' più, questa cosa è un po' più talebano, diciamo, lo puoi dire, sono talebano. Sì, io sono un po' più lascivo. C'è una cosa importante che si è maturata nella medicina estetica ad oggi, fondamentalmente il ricorso alle tecniche reversibili. Ok, non c'è più l'uso, non si ricorre più a tecniche di tipo irreversibile. Per esempio, spesso si assiste a quei volti deturpati frutto dei primi anni, degli anni 80, primi anni 90, in cui si faceva ricorso a infiltrazioni con materiale permanente, quindi silicone, che oggi è stato proibito, e quindi questo poi rimaneva negli anni, causando poi fenomeni di migrazione, quindi creando poi una deformazione degli aspetti caratteristiche anatomiche. Oggi invece, in realtà, quando si vede le labbra a carpa, quando si vedono gli zigomoni alla Topo Gigio, oggi sono frutto, diciamo, di quelle che sono infiltrazioni fatte con materiale generalmente riassorbibile. Questo sì, se da una parte ovviamente non giustifica quello che è ricorso all'eccesso, però da una parte anche garantisce la reversibilità, ovvero mettiamo una ragazzina che vuole avere un periodo in cui vuole, diciamo, avere un look più eccessivo, più estremo, ha comunque la possibilità di tornare indietro e di regredire, e quindi di tornare a quella della situazione iniziale. Questa è una condizione di sicurezza estremamente importante, perché ci garantisce a noi e, diciamo, e in realtà all'utenza la possibilità di tornare indietro. Questo è fondamentale.
C'è qualche episodio che puoi citare di qualche richiesta che tu hai trovato assurda, che hai casomai rigettato o comunque in qualche modo qualche episodio? Questo secondo me potrebbe essere molto curioso. No, non una. Ci vorrebbe una 36-24 ore. Ecco, forse Roberto è il prossimo libro, che dici? Sì, ci sono. Beh, io credo che un ambulatorio di estetica sia, penso ad oggi, fa le cose, fa le forme più singolari, più particolari, diciamo. Di aggregazione singolare, dici, sì. Sì, perché comunque le richieste e i soggetti variano veramente dal. Sono assolutamente le più svariate. Si va dalla riduzione, dall'eliminazione di una verruca, quindi anche chirurgia dermatologica, a richieste abbastanza, gli occhi a gatto, e, insomma, ecco, il viso a diamante. Il viso a diamante, la cos'è che mi hanno chiesto recentemente? Ah, le labbra, ma lei che labbra fa? Io vorrei una L, XL. Io dico, ma forse ha sbagliato quando va andare in boutique. Mi chiedeva, tre amiche, una mi chiedeva, io vorrei un XL, io un XXL, no, io una L. Oppure quando vengono, ma usa mezza fiala o tutta la fiala? Alla richiesta anche, per esempio, il botulino, realmente, che ha dei dosaggi abbastanza standardizzati, cui, diciamo, sì, c'è la possibilità di personalizzarlo più che altro nei siti di iniezione, non nel quantitativo, però ovviamente richiede un determinato quantitativo. Generalmente un trattamento completo richiede una fiala. Allora arrivano le amiche, ma dottore, ma si può fare una fiala in due? Ma siamo tre? Voi avete bisogno di Gesù Cristo che faceva la moltiplicazione. Come faccio? Faccio un sopracciglio a una e un sopracciglio a un'altra, come facciamo? No, ma giustamente queste sono cose che i pazienti non, molte volte non conoscono. Certo. Però quello che stiamo facendo con Roberto è un'educazione anche nei confronti dei pazienti, perché con Roberto pubblichiamo articoli scientifici, ma scriviamo anche tanto, ma lo facciamo per divulgare in maniera corretta. Questo è proprio per evitare queste cose, che veramente sono spiacevoli, ti fanno un po' ridere a volte, ma sono spiacevoli, no, quando certo, succedono. Tutto poi qua. Alla fine chiaramente raccontandole suscitano ilarità, ma al momento immagino che possano comportare una certa difficoltà. Non avete però raccontato ancora una cosa che facciamo sempre, come vi siete conosciuti, questa è una cosa che manca, di solito la facciamo all'inizio. Litigando. No, noi ci siamo conosciuti tramite un'amica comune, che saluto, Vania Vedetti, tramite appunto questa amica comune ci siamo conosciuti, e da lì, diciamo, è stato amore a prima vista. Sì, amore, ecco. Siamo sposati, sì, ecco. Però dopo il secondo incontro è stato subito una scazzottata. È stato un amore litigioso. No, ma eravamo dalla stessa parte, dallo stesso lato. Sì. È stata subito... No, con Roberto devo essere sincero, posso dire che è uno dei miei migliori amici in assoluto, e lo dico con grande orgoglio e privilegio, perché è un testa di cazzo qualche volta, perché quando si interstardisce su qualcosa... devi aspettare qualche giorno che lui smaltisca e poi magari praticamente... E poi forse si può parlare. Però è una persona di intelligenza... viva, cioè vede le cose prima di altri, e questo lo riconosce chiunque lo frequenta, ma per questo io dico, se non venite da me andate da lui, perché è molto bravo, è veramente molto bravo, ed è umano, è umano, non è esoso, fa le cose per quello che vede, anche perché noi consideriamo la medicina estetica è una medicina di prevenzione e dopo di correzione. Ecco perché non abbiamo quasi mai problemi, facciamo le corna, per l'amor di Dio. E quindi questo è quello che siamo io e Roberto. Siamo purtroppo una coppia che nell'ambito della medicina estetica tanti ci vogliono bene,
tanti odiano lui, tanti odiano me, tanti ci odiano insieme, però diciamo non passiamo inosservati, assolutamente. Questa è la cosa importante. Lui è più diplomatico di me, decisamente più diplomatico di me, io viene fuori tutta la mia... posso usare questo termine senza essere offensivo nei confronti di nessuno, tutta la mia parte terrona e quindi stiamo portando avanti i nostri progetti, speriamo di avere la fortuna che continuano ad avere successo e che la salute ci assiste, perché insomma io incomincio ad avere la mia età e Roberto è papà di tre figli però, complimenti. E quindi si deve impegnare anche lui non solo in ambito medico ma adesso certo, anche in ambito familiare. Devi distribuire le forze, Roberto, in qualche modo. Mi hai citato due siti quando ci siamo sentiti chiaramente nei giorni scorsi, uno è robertoamore.com e l'altro invece è lovecosmedical.com. Cosa troviamo nelle due, in entrambi i siti? Sì, uno è il sito, diciamo, della mia attività che svolgo, diciamo, in Italia e fuori, anche fuori Italia, proprio valentemente in Italia, che è l'attività clinica, ecco, sia nella parte medica che nella parte chirurgica. Si presenta un pochino, diciamo, quello che sono le tipi di intervento, le prestazioni che eseguo, dove mi trovo, dove mi possono trovare, gli ambulatori, la possibilità di essere contattato, le informazioni sia anche di carattere tecnico riguardanti varie procedure, foto, preposti, via di seguito. Nel Love Cosmetica invece è l'azienda, diciamo, il mio altro figlio, è l'azienda che gestiamo io e altri soci, e che, diciamo, è quella che distribuisce ad oggi in oltre 40 paesi. Paolo, io ti faccio strappare una promessa: quando Roberto fa il ritrovo annuale della sua azienda, che in genere lo fa in un posto dove c'è del vino eccezionale, allora quest'anno ti devo far invitare, perché è una festa vera. Io vengo. Siccome sono Stemi, io guido, vi porto in giro dove volete. Peraltro, Roberto, devi sapere che Paolo è un cantante di professione ed è soprattutto fa le canzoni dei Nomadi. Quindi, a noi, diciamo, ci può stare anche bene, no? Va bene. Guarda, mi pongo, sono multitasking, vengo, guido perché non bevo, canto, così vi allieto, se avete bisogno io vengo volentieri. Volentieri, assoldato. Perfetto, fatemi sapere la data e io ci sarò. Davo un'occhiata al tuo sito, Roberto Bore, con tutte le varie situazioni che tu porti rispetto alla tua professione, ci sono veramente tantissime informazioni, quindi devo dire che sarà interessante sicuramente visitarlo. C'è anche il campo da compilare dove appunto richiedere un appuntamento. Quindi, ad esempio, tu volendo fare un intervento su me e su Mimmo, cosa ci faresti tu da medico estetico? No, da te, perché io so cosa spara su di me, perché no, non gli diamo questa possibilità. Non ti do quella soddisfazione. Parliamo di me, cosa potremmo fare? Perché tu non mi vedi tutta figura, ma avrei bisogno di molti ritocchi ormai alla mia età, caro Roberto. Ma sai, io principalmente mi occupo del corpo, quindi bisognerebbe tutti spogliarsi. Guarda, sarebbe una brutta cosa, è un brutto spettacolo. Potrei dire la mia. Ecco, vedi quello che compare, quello è quello che ha creato lui, il Deso Face, il Deso Body. E praticamente sono un'infiltrazione di chimica, lo dico perché possono capire tutti, per eliminare il grasso in eccesso. E lui queste cose riesce a fare decisamente bene. Quindi tu le crei e poi le somministri, quindi tu sei praticamente il certificatore di te stesso assoluto. Sì, no, diciamo dall'esperienza che è nata come anche consulente di altre aziende, poi si è sviluppato, diciamo, quelli sono alcuni prodotti. E questa è stata la base per poi sviluppare nuovamente crescita che ricerca, diciamo, per altri tipi di prodotti, per altri tipi di patologie o trattamenti. E ad oggi abbiamo anche un reparto di R&D, cioè Research and Development, in cui studiamo, diciamo, mettiamo a punto nuove preparazioni per migliorare, diciamo, per dare delle nuove prospettive terapeutiche. La cosa importante è questa, insomma, dove anche in azienda tutti sanno, se c'è qualcosa di interessante, bene, se no,
andiamo al mare. Sì, questa è una cosa fondamentale. Io sono continuamente a rischio stupidaggine, borderline, perché non essendo inserito in questo mondo sto imparando man mano, però ogni tanto un po' di domande mi vengono. Prima ti facevo quella sul botox, no? Sul fatto di queste facce deformate quasi carnevalesche che possono in qualche modo essere un po' un disincentivo ad avvicinarsi al vostro mondo. Prima tu citavi le multinazionali, allora io ho pensato multinazionali, ho pensato che invece parlavi di questa medicina come abito sartoriale. Come stanno le multinazionali rispetto all'abito sartoriale? Mi sembra una cosa abbastanza distante. Sì, effettivamente sì. Loro diciamo che loro cercano, l'obiettivo è quello di fornire dei materiali di alta qualità, sicuri, sia dal punto di vista di resa che dal punto di vista di sicurezza, che però tuttavia necessitano, come diceva bene Mimmo, della mano dell'operatore. Quindi è inutile avere il prodotto d'eccellenza o prodotto di grande qualità se non c'è poi una mano che esegue diciamo, la tecnica più appropriata o lo inietta nella persona che ne necessita. Perché non è solo avere il buon prodotto, ma saperlo usare nelle determinate situazioni. Cioè una tossina botulinica, faccio per un esempio, che ormai è, diciamo, un trattamento di comprovata pluriennale efficacia, è praticamente indiscutibile assolutamente, però anche questo trova delle limitazioni in alcuni casi. Quindi è fondamentale anzitutto avere proprietà nella tecnica, ma poi applicarlo ovviamente su determinate persone in determinate maniere, modalità. Bisogna studiare, non è che arriva dal cielo. Spesso mi dicono a me: ma te, dottore, cosa ti sei fatto? Io, ecco, purtroppo, per quanto mi riguarda, sono un soggetto che non può fare uso di tossina botulinica, con grande dispiacere, perché la farei volentieri, però ho un problema, che ho una caduta del sopracciglio basso, quindi l'utilizzo e il ricorso alla tossina botulinica mi slatentizza ancora di più questa artrosi del sopracciglio, quindi ho un effetto di mostruoso. E quindi purtroppo non la posso utilizzare. Ma un'altra cosa, io ho risolto col grasso, proprio naturale. Una cosa importante invece che volevo puntualizzare: si parlava di tossina botulinica, mi hai detto facce carnevalesche. Ora chiariamo una cosa, questo è importante. Spesso si dice: dottore, dottore, io non voglio fare botulino perché non voglio avere quella faccia piena. Sì. Allora, bravo Robby. Il botulino non riempie, è una tossina, una neurotossina che provoca un rilassamento della muscolatura mimica. Questo è l'obiettivo. Cioè, toglie le rughe, non riempie. Ciò che riempie in realtà sono i cosiddetti filler. Ok? Quindi quando si dice non voglio avere l'effetto come quella tutta piena, quell'altra, e citano varie attrici, attori. Sì, esatto, quelle che poi ritornano nell'immaginario. Ma in realtà, ma non è la tossina botulinica, sono le tecniche di riempimento. Quindi l'utilizzo e il ricorso a riempitivi. E qualcuno fa dei lift, mini lifting sbagliati. Proprio sbagliati. Poi c'è anche il ricorso alla chirurgia eccessiva. E ovviamente c'è anche quell'aspetto lì, ecco. Cioè, ci vuole buon senso quando tu ti applichi su una persona, sia che curi il corpo sia che curi il viso. Ci vuole buon senso, certo. Non il senso delle misure, buon senso. Cioè, tu da medico devi consigliare il paziente. Poi purtroppo, come ti dice Roberto, ti capitano negli ambulatori e magari ti basta venire un martedì o un giorno in ambulatorio e sentire, dice: non è possibile. Sì, veramente. Non è possibile. Cioè, l'obiettivo dell'estetica, della medicina estetica, dovrebbe essere quello di accompagnare l'età, ok? Quindi di creare un miglioramento ovviamente dell'aspetto estetico, ovviamente, che non stravolga le caratteristiche di un soggetto nel rapporto soggetto-età, ma che provochi un miglioramento. E per quel tipo di età, quindi un trattamento a 20 anni, dove dicono: ah, no, ma a 20 anni non voglio ricorrere, è sbagliato, perché talvolta si può fare a 20 anni degli ottimi trattamenti e correggere dei piccoli difetti anatomici e dare, ovviamente, far sbocciare dei fiori. Ecco, mentre invece a 40 anni, a 50 anni, a 60 anni, o a 70 o anche a 80, oggi si trattano anche, la mia paziente più anziana ha 85 anni. Però, quindi voglio dire, cioè, ci sono, anche la mia. Si può trattare le persone ovviamente cercando di abbinare quello che è il miglioramento estetico con l'età della paziente, senza stravolgere quelli che sono i canoni. Appunto, usando il buon senso, questo è quello che dice, assolutamente vero.
e per noi è un diktat da seguire, da adottare anche nei nostri studenti, che molte volte per eccesso forse di entusiasmo meno si portano a fare. No, sì, ci vuole sempre buon senso, sempre assolutamente buon senso. Anche perché il difetto naturale è molto più molto meglio tollerato del difetto fittizio, artefatto, indotto, certo, quello creato da noi, certo. Una ruga è una ruga, voglio dire, nessuno si guarda, si mette a guardare e dice madonna che ruga brutta che ha quello lì, quella lì. Cioè, il problema è se tu correggi in maniera sbagliata o eccedi, ovviamente crei un difetto finto, in naturale. Sì, quindi è quello che desta cioè che desta l'attenzione, perché dice ma che cazzo ha fatto quella lì? Sì, ecco, sì, infatti, certo. È questo il discorso, perché se una passa una brutta dice è brutta, vabbè, c'è nessun problema, brutta come tanti, però se passa una che ovviamente è stata fatta male, cioè è stata, ha avuto dei trattamenti sbagliati, è stata fatta male, ha ceduto, diciamo, allora quel caso c'è il risultato finto e allora la gente guarda con curiosità, con scherno, vero. Tutte quelle cose, quindi si rischia di migliorare fino ad arrivare a un certo punto in cui si va, diventa la maschera, quello che dicevi tu, ma il passaggio è molto sottile, quindi l'importante è comunque dare un occhio esterno a quello che è una persona. Ma ti faccio un esempio, corregge, diciamo, quelli che sono il suo aspetto, la sua visione, la corregge nel giro di poco, perché se tu domani ti tagli i capelli, tu nel giro di 3 giorni non ti ricordi più come eri con i capelli lunghi. Infatti, ma ti spiego anche un'altra cosa. Se noi facciamo delle labbra, è vero Roberto, se noi facciamo delle labbra e le aumentiamo, dopo una settimana tornano, ma sembra che... perché si abituano, hai capito? Certo. E allora pensano, non si rendono conto che le labbra sono ancora grandi, però si sono abituati e pensano che dobbiamo ingrandirle di più. È quello che, ti assicuro, è veramente una battaglia poi. È una battaglia. Poi la cosa peggiore, che Roberto, quando arrivano e dicono, ma mi vedo un'ombra, ma vaffanculo, ma che cazzo le vedi l'ombra, cioè, santi Dio, cioè, capisci, cioè, succedono tante cose, quindi il medico estetico molte volte deve essere anche un buon psicologo, tant'è vero che noi nell'ambito della nostra professione, Roberto lo può confermare, c'è almeno un 10% delle persone che si rivolgono al medico estetico che non hanno bisogno, ma soffrono di una patologia che si chiama dismorfofobia, cioè è una patologia che hanno bisogno sempre di fare qualcosa, sì, dal medico, sì, estetico, sì, sì. Perché comunque e quando non si piacciono mai, e questo è un problema, quando si incontrano questi pazienti diventano veramente dei problemi, immagino. È una lotta perché gestirli poi diventa difficile oggi con i social network, con diciamo tutto il sistema, diciamo i mass media. È un problema, perché gestire queste persone ti possono demonizzare, ecco, ti possono rendere, certo, veramente. Certo, capisco. Ma tu scusa Roberto, tu pensa che a me, Roberto, succede anche questo. Roberto è molto presente sui social perché veramente ci sa fare. E sai che usano molti colleghi, usano o le nostre fotografie o i nostri lavori o per pubblicizzare il loro lavoro. Ti faccio un esempio. Una volta allora ci sono congressi in Italia che io non ho voglia di partecipare perché litigo sempre. Allora lui era relatore a Milano e mi fa: dai, passo a prenderti e mi fai compagnia. Io ho detto: Roberto, io quando vengo a Milano succede sempre qualche... Dice: no, ma ti siedi vicino a me, non ti preoccupare, non succede nulla. Se Roberto, io vengo volentieri per te, però vedrai che faremo una figura di merda come al solito. Dice: no, ci penso io. Allora entriamo nella sessione dove lui doveva parlare. C'era un tizio magrino con gli occhialini, tutto impettito, incomincia a parlare e incominciano a passare le slide. Io gli dico: Roberto, quello è il mio lavoro. E lui, mi fa: ma dai, lascia perdere. Dico: Roberto, quello è il mio lavoro. E lui: ma là, fottitene, dai. Cioè,
Sì, Roberto, ma quello è il mio lavoro. Allora, siccome qualcuno mi ha visto che io mi giravo con lui, dice: Mimmo, cosa succede? E gli ho detto: io vorrei chiedere al collega, ma l'hai fatto tu questo cretino? Sì. Dico: ma sei sicuro? Quando io gli ho fatto questa domanda, dice: no, me l'ha dato la società, ma l'ha fatto. È successo il film. Lui si gira con me: ma vaffanculo. È vero, Roberto? Non farlo più, Roberto, non farlo più. È vero. Quindi, capisci? Cioè, fondamentalmente, bisogna stare attenti. Stare attenti a quello che dice Roberto, è tutto vero. E quindi capisci perché siamo amici e siamo legati. E questo però, da una parte, mi dispiace, nel senso che cercano di scopiazzarci. Dall'altra mi fa piacere perché significa che magari qualcosa di buono l'abbiamo fatto. Anche, anche voi avete le vostre cover band praticamente, qualcuno che vi copia, ma come faccio con i nodi. Da noi teoricamente non è, cioè guarda, questa è una professione che è molto mano dipendente. E anche nelle cazzate dei device, cioè intendo delle strumentazioni, alla quale Roberto non ti dico cosa pensa perché dice una parolaccia, però ha ragione perché il 97% di queste cazzate non servono a niente, servono soltanto a chi li vende. Le sorgenti sono quelle che tu li chiami A, B, C e D, e uso questo termine, consentitemi, certo. Per non incorrere di nuovo ad altre denunce, perché poi peraltro le vinco perché non dico minchiate. Ha ragione Roberto, ed è un mondo, anche se tu usi ste schifezze molte volte, che sono molto mano dipendente. Ecco perché Roberto dice: studiate, usate la vostra testa, usate le vostre mani, iniziate piano piano e man mano ingranditevi, fate quello che poi sapete, andiamo poi nell'off label in maniera graduale, piano piano, spingetevi quando voi siete sicuri, se compare un evento avverso che lo potete gestire. Questa è la scuola che con Roberto portiamo avanti. Quindi è una scuola prettamente deontologica in qualche modo, cosa che è molto importante in ogni professione. Sì, e anche pratica, perché si impara, ecco, insomma, noi si cerca di dare nozioni non solo scientifiche, teoriche, ma anche, diciamo, pratiche, ecco. Di mestiere, di bottega, ecco. Ma l'intervento al seno è il più richiesto? Ad oggi ancora sì. Io penso l'intervento al seno e la blefaroplastica, cioè agli occhi, sono gli interventi ad oggi più richiesti. Più richiesti. In assoluto, sì. Ancora sì. Com'è cambiata la medicina estetica in questi ultimi anni, Roberto? Questo è un domandone finale, dopo ti lasciamo libero, visto che il tempo ormai sta per scadere. Sì, la medicina estetica è in continua evoluzione. Tutti gli anni c'è sempre un progressivo evoluzione, non ci sono degli step, diciamo, dei cambi repentini, ma è una cosa che continuamente si evolve, ecco. Quello che si è visto nell'evoluzione fondamentalmente, che sono tutti aspetti positivi, il fatto che la ricerca sempre di più di non stravolgimento, la ricerca di una maggiore sicurezza, di una reversibilità dei risultati, quindi la capacità di tornare indietro, ma anche della modulabilità, cioè il fatto che un intervento va bene, io faccio il naso, mi faccio il naso è fatto, punto e basta, insomma. Mentre invece nella medicina estetica si può modellare piano piano, volta a volta, in più sessioni, ed arrivare fino a, diciamo, ad ottenere il risultato richiesto. Quindi anche le stesse labbra, per chi ha paura, è titubante, perché ci sono ovviamente le estremiste, ma ci sono anche le conservative, spesso c'è una certa paura, reticenza, si può fare anche pochissimo e poi ritoccarlo dopo una settimana, dopo due settimane, quindi la modulabilità è un concetto fondamentale di oggi della medicina estetica. Modulabilità, reversibilità, sicurezza, diciamo anche praticità, mancanza, riduzione, diciamo, di quello che è l'isolamento sociale, il fatto che uno fa il trattamento, i cosiddetti trattamenti della pausa pranzo. Sì, non c'è downtime, c'è sempre sociale. Una maggiore ricerca verso quello che è il trattamento che subito dopo dà risultato, senza determinare ovviamente delle modificazioni. Ecco.
Avete un bel lavoro di fronte, visto che è continuamente in evoluzione la medicina estetica, quindi voi siete sempre sul pezzo. È bello, questo è molto bello perché sono tra noi. È comunque per chi come noi, insomma, diciamo, lo fa seriamente, ecco, lo fa in maniera professionale per chi ci crede, è un quaderno bianco, ecco, su cui potete scrivere, cercare nuovi protocolli, nuove tecniche, abbinamenti, tutta una serie di cose. Mimo stesso, insomma, ha portato un contributo fondamentale alla medicina estetica mondiale. Da il contributo in primis sui gas a quello ovviamente per la cellulite e tutta una serie di contributi che alla fine poi hanno determinato, permettono ovviamente quello che è il cambiamento nel corso degli anni, ecco. Perfetto Roberto, io ti ringrazio, se Mimo vuole fare qualche considerazione finale chiaramente nella facoltà. Non mi sono arrivato ancora ai bisturini, Robby. Ti mando tutto domani. Sì, tutto, vaffanculo Roberto. Allora, no, ti abbraccio. Quando vai in Calabria? Domani. Pari con il vino che col Ciro che ti, mi ti mando il vino, ti mando il vino, ti mando il vino adesso appena arrivo. Allora, ricordiamo ancora. Ti abbraccio forte, Robby. Scusami, prego, Paolo. Prego. Baciami Orlando, mi raccomando. Lo farò sicuramente. Volevo soltanto recitare i siti robertoamore.com e lovecosmedical.com che sono appunto riferiti al professor Roberto Amore, che è stato nostro ospite. Chiaramente grazie per la tua disponibilità, per la tua simpatia e speriamo di vederci presto. Casomai chiamami a qualche congresso, non dove lui litiga, così evito di vedere scene che non voglio vedere. Paolo, ti ringrazio, ti faccio i complimenti per la trasmissione. Grazie Roberto. Niente, ci vediamo presto. A presto. Ciao Robby. Grazie. Ciao di nuovo. Ciao Roberto, grazie mille. Un altro straordinario personaggio, devo dire, mi hai portato tutte persone molto simpatiche, ma professionali, preparate, veramente straordinarie. Quindi davvero grazie per questo momento insieme, che è l'ultimo di questa stagione, che è stata una stagione quasi di campionatura, quasi di prova. Dopodiché ritorneremo domani, Mimo parte per le vacanze, poi chiaramente passata l'estate avremo la possibilità di ritornare insieme, sempre col format a muso d'oro che vedete qua alle nostre spalle. Allora Alessandro, prepariamo il filmato che riguarda Gaudio nella sua ospitata con Mano Inò, che è ormai diciamo una specie di filmato storico del 2010, quindi 10 anni fa. Gaudio Catellani, che è un personaggio reggiano straordinario, un grande artista che oggi avrebbe compiuto 68 anni, lo ricordiamo in questa parte finale del nostro appuntamento. Questo è un filmato che dura 7-8 minuti con tanto di barzellette, di canzoni, di interazione con lui e poi dopo andiamo con la parte finale. Intanto grazie Mimmo e buone vacanze. Ciao a tutti. A dopo. Vado a casa. Ma dove è Gaudio? Da qua. Come vado a casa? Ah no, perbacco. Buonasera signor Catellani, un applauso, grazie. Prego, si faccia accompagnare qua dietro, che c'è un c'è qualche meandro di difficoltà per entrare in questo palco stasera. C'è Gianricchi pronto con il microfono a consegnartelo. Ragazzi, è tardi? Dite la verità, eh? Avete tempo? Certo, dormite qua di fianco, fate presto voi a dire di sì, ma c'è gente che va a casa. Io domani li vorrei rivedere. Allora, siamo lieti anche stasera di ospitare sul nostro palco un grande nome dello spettacolo reggiano, da oltre 20 anni sulla scena, il signor Gaudio Catellani. È acceso? Aspetta che controlliamo qua il tutto. Ecco, adesso dovrebbe andare. Sì, va. Ciao ragazzi. Ciao Gaudio. No, io... Troppa luce, abbassa qua, che qua c'è una fucilata. Io non volevo venire e non vengo più, perché chi lo vuol, lo capite il dialetto reggiano, sì, anche se siamo ai confini, chi lo rimat, no, chi lo ragaz, a mamma andè a sequestrare da uncle 1,90 per 6,40 kg, cioè, oh, amici, cioè arriva un energomen e c'è, provate a dire che no, io non vengo. Ma
migliore in mare. Il Piomat che è il venditore. Sono stato. Sì. Sono stato a trovare Paolo. Gli ho spiegato che dovevo andare dal dottore. Sì. Nessuno andè. Con un dottor McLean completamente mat. Parla solo per vocali. Ha detto. Buongiorno dottore, dice. Oh! Ho detto, fatta le analisi? Ah! E vuole vedere? Cos'è l'analisi? Alfa! Oh! Sai che? Dammi a mail? Come? Cosa vuol dire? Ma mail? Insomma, cosa vuol dire? Che lo porta a scampare? Sì, ma qua ti salvo. Questi che fa? Che trifa! Oh. Era tanto disperato, ragazzi, che sono venuto fuori dall'ambulatorio, sotto i portici, e passai un car da morte che fa taxi. Lillo, le mat come chi l'orde, Lillo in mia porta. Avevo promesso che sarei stato brevissimo, come dico sempre anche a mia moglie quando... Allora, sarò brevissimo, vi saluto, me ven più, anche perché ste travolta, venire prima a me, poi dopo al sindic, se no mi sembra il vice sindic, le mie giusta. Dove che mio sindic? No, penso che sia andato. Ah, vero. Ok, a posto. Gaudio, allora, facciamo una cosa. Ah beh, no, sono mie d'accordo. Io sono un prigioniero politico, sono mie d'accordo. Chi l'ho rimato, ve l'ho detto, Volevo dire una cosa. Intanto adesso noi facciamo una canzoncina, poi dopo il signor Vagabondo, se vuoi venire qua a cantare con noi. No, voi cantate, ma noi no. Ma noi no. No. Noi no. C'è anche un'altra frase che non citiamo nella lettera che ci hai fatto, che devo ancora far vedere ai ragazzi, quando ci ha regalato il cofanetto di tutte le tue canzoni. Allora, noi abbiamo strappato Gaudio una promessa, che appena avrà il tempo di preparare, che si sentirà di essere pronto, verrà con noi a fare uno spettacolo, sarà nostro ospite, canterà un po' di cose, come cantare, darà le canzoni da preparare ai ragazzi, non le faranno. Ah, hai detto che sei me? Sì. Hai detto me? Sì. No, ce l'ho detto me. T'hai detto... Come il dottore. Ce l'ho detto me! Ah, sì? Come fa? Faccio, non sento la... Come fa? Scusa un attimo. Non devo essere, perché se arrivi tardi sta l'ortagnacone, non c'ho la voce io. Se in anticipo su sei per ritardè, sono partito a Mongolo e tornando in caffè, perché sono stato a Lourdes, muoio cate sare. Che spettacolo! No, ragazzi. E poi la canzone quella... Ma quella canzone lì l'avevi scritta in tempi un po' di carestia? No, io... La pendolite, le elastiche di mudante, era un po'... Io ho capito solo la polchetta, perciò sono tutte uguali, no? Ah, ok. Quelle lì. Per esempio... Tutti quelli, Tutti! Guarda! Avanti un popolo... Ah, no, costa la carita, No, scusate! No, la carita. È venuta così spontanea! C'entra! Non c'entra, poi no, non è una polca, dai! Un po' c'entra! Dai, era in mia d'accordo, anche perché, ragazzi, con chi loro sbacca niente, Cioè, chi loro acciappano a sequestre, ma portano insieme al fake, che sequestra mia, Non scherzo! Grazie Gaudio. Allora, tu non vai via adesso, abbiamo ancora 10 minuti, ripassi con noi, che dopo facciamo via. No, sì, sto qua. Stai qua. Però dovete cambiare quell'uomo là. E quello è pericoloso, Da lo a tu lì un più megher e metore, se no a me mai più. Giorgio, è lui il colpevole, ragazzi. E ha un'altra cosa, volevo dire. Sì. Carrufien Spaplet Daniele Rontani, dove è? Dove è? È lì. Lilo è una brutta persona, guardate ragazzi. Lilo, sono manco parente, è un traditore, vigliacco.
che mi incastra sempre. È colpa loro. È lui il fautore di tutto. Allora, dai, cantate che è meglio. Cantiamo? Tu però non andare via, aspettaci qua che noi arriviamo. Dopo torni con noi. Grazie Claudio Cattelani. Ciao. Ciao, ciao. E questo è uno storico repertorio di 10 anni fa. Siamo nel 2010, siamo a San Bernardino di Novellara, all'interno del campo da tennis. Avete visto anche un'immagine giovanile di Daniele Rontani, che è, appunto, come ha citato Gaudio, è anche parente con Gaudio. Gaudio oggi avrebbe compiuto 68 anni, oggi 12 di luglio. Purtroppo Gaudio non è più con noi da un po' di tempo, l'abbiamo già citato, e per omaggiarlo ho scelto di farvi vedere questo filmato che mi sembrava particolarmente divertente, che comprendeva anche un altro protagonista della nostra web TV, cioè Daniele, e così avremo la possibilità anche sempre di poter parlare di Gaudio alla fine di questo nostro appuntamento, che ormai dista davvero pochissimi minuti, ascoltando la mia versione della canzone Nomadi. Quella canzone lì è una canzone, come già ho spiegato, che avrei voluto cantare in sua presenza, però purtroppo pensavo di averne il tempo ma non ce l'ho avuto. L'ho inserita in questo disco che titola Tracce di me, che è prossimo ad essere pronto, ormai la stampa è terminata, alcuni giorni poi sarà possibile anche commercializzarlo, così per farlo avere agli amici che mi hanno chiesto di imprimere qualcosa, che fosse qualcosa che mi riguarda, che fosse qualcosa che fosse anche in ricordo delle tante dirette fatte durante il periodo della quarantena. Detto questo, prima di arrivare a quella canzone che sarà ascoltata, che sarà trasmessa con soltanto, diciamo, impressa come immagine la copertina del disco, volevo un attimo andare invece sulla mia pagina di Facebook, se Alessandro come sempre in regia mi assiste, per parlarvi della prossima serata invece dal vivo, che sarà esattamente venerdì prossimo, giorno 18. Saremo all'Unique di Casina, in provincia di Reggio Emilia, in duo acustico con Johnny. Chiaramente adesso farvi vedere la pagina paginata di Facebook è semplicemente per darvi un punto di incontro, di raccordo, per farvi un attimo vedere quello che potete riuscire a consultare proprio sulla pagina di Facebook. Troverete il numero telefonico dove messaggiare per prenotare il posto, per avere la possibilità di essere presenti. Troverete me e Jonathan Gasparini davanti a un piatto di lasagna, una bella grigliata di carne e tutti quelli che sono gli annessi connessi, al prezzo di 25 euro, con il posto prenotato anche per assistere proprio alla serata di musica dal vivo. Quindi mi raccomando, andate sulla mia pagina di Facebook, Paolo Montanari, avrete la possibilità di riuscire in qualche modo a trovare, diciamo, il collegamento, la connessione che ci permette poi di ritrovarci dal vivo venerdì sera con la musica che sarà quella dei Nomadi, ma non soltanto, quella dei cantautori italiani, Jonathan Gasparini alla chitarra e io alla voce. Faccio un po' di saluti e poi saremo pronti con la canzone di Gaudio. Saluto in questo momento Giuliano, saluto Romina, Fiorenza, Tiziano, un saluto a Sofia, un saluto a Patti. Ci sono tanti altri messaggi che sono arrivati. Ancora una volta stasera l'appuntamento con Mimmo ha riscosso molto successo. Chiaramente poi avrete la possibilità anche di incentivare i vostri amici a vedere questa trasmissione, che resterà sul profilo Life is Live Network anche nei prossimi giorni, quindi se avete perso la diretta avrete sicuramente la possibilità di recuperare il tutto, riuscendo in qualche modo a mettervi in contatto poi con quelli che sono gli ospiti che Mimmo ci ha portato. A muso duro finisce qua, chiaramente è finito alle 22:15, ma la parte finale, come sempre che mi compete con la musica, termina in questo momento. Ci rivedremo nelle prossime settimane, una volta passata l'estate, da fine settembre, con questo appuntamento. Se dovessi avere qualche ospite speciale dal punto di vista musicale, perché no, ci vedremo anche nei prossimi giorni, ma lasciamo al destino, lasciamo alla programmazione improvvisata estiva questa possibilità. Quella invece fatta con tutta la programmazione, con la dovizia di particolari, sarà da settembre in poi. È pronto Alessandro, che saluto come sempre e ringrazio per il supporto in regia. Grazie a tutti voi che avete seguito questo appuntamento, un grazie particolare al mio amico il dottor Mimmo Muso, che se ne va in vacanza. Un saluto a Barbara, che è qua presente quest'oggi non all'interno della diretta ma all'esterno del punto ristoro, se così possiamo chiamarlo, dove ci saluteremo, che proprio ha avuto diciamo in qualche modo la connessione con Mimmo, poi l'ha presentato anche a noi della radio, insieme abbiamo creato questo appuntamento che è stato molto apprezzato e ne sono davvero molto felice. Questa è la mia versione della canzone Nomadi, un saluto ancora una volta a tutta la famiglia di Gaudio Cattelani e soprattutto un saluto a lui che da qualche parte sicuramente mi sta e ci sta ascoltando. A presto, ciao.
non significa solo liberi come zingari, non vuol dire soltanto uomini che si muovono, non è solo una Mercedes con un roulot, ma nomadi è lasciarsi portare via dove vuole l'anima, è l'amore per una donna, per una musica, è il rimpianto per un amico che non c'è più. Nomadi, nomadi, come stelle e comete che viaggiano in cieli lontani, come certe canzoni famose degli Intillimani, come frasi che girano il mondo e ritornano qui. Nomadi, nomadi, come aeroni che volano neri al di sopra dei monti, come indiani ribelli che danno la caccia ai bisonti, come nuvole spinte lontano dal vento dell'est. Nomadi. Siamo tutti come dei naufraghi sopra un'isola, di passaggio su questa terra così magnifica, che possiamo avere ma non appartiene a noi. Nomadi, siamo nati tutti nudi e più o meno simili, e morendo non ci portiamo con noi gli immobili, ma soltanto la nostra storia ci seguirà. Nomadi, nomadi, non è solo una condizione ma è un sentimento, non si può possedere il sole, la pioggia o il vento, non puoi vendere né comprare la libertà. Nomadi, nomadi, come i cuori, come i pensieri delle persone, come il testo, come le note di una canzone, che la fai ma non saprai mai chi la canterà. Nomadi. Se domani non è più oggi ma è come ieri, se un minuto può diventare un'eternità. Nomadi, nomadi, come l'acqua che cade e scorre si lascia bere, ma risale in cielo e poi tornerà a cadere, come sabbia che tra le dita ti sfugge via. Nomadi, nomadi,